Sì, buongiorno a tutti. Io mi chiamo Clarissa Canziani e studio all'Insubria giurisprudenza. Sono al quinto anno e spero di laurearmi presto. Prima di raccontarvi però le opportunità di lavoro nell'Unione Europea e quali sono le procedure di selezione di EPSO, vorrei raccontarvi la veste in cui sono qui oggi, cioè quella di Career Ambassador per l'Unione Europea. Il ruolo di Career Ambassador per l'Unione Europea è quello di colui che si reca nelle università e ai vari eventi proposti dalle università per la formazione, per i focus sulle carriere internazionali, per appunto spiegare le opportunità di lavoro nell'Unione Europea. Ogni anno EPSO apre un bando al quale è possibile iscriversi, si partecipa a una selezione che si tiene online e coloro che risultano vincitori partecipano a 3 giorni di formazione a Bruxelles, a seguito dei quali sono accreditati per appunto ricoprire quello che è il ruolo che ricopro io oggi. Questa esperienza, se siete ancora in università e quindi ai primi anni o anche al quarto anno, ve la consiglio fortemente. Questo perché avete sia l'opportunità di imparare qualcosa in più sull'Unione Europea, sia perché avete l'opportunità di sfidare voi stessi, sia per parlare in pubblico, sia per presentare qualcosa che voi non fate tutti i giorni, perché io assolutamente non ho fatto nessun concorso bandito da EPSO, se non quello per diventare uno student ambassador. Detto questo, oggi appunto vi parlerò di opportunità di lavoro nelle istituzioni europee e di procedure di selezione EPSO. Iniziamo subito a specificare dove può portare una carriera nell'Unione Europea. Una carriera nell'Unione Europea può portare a lavorare nelle 10 istituzioni di cui qua vi ho messo solo i simboli, quindi il Consiglio, la Commissione, il Parlamento, il Mediatore Europeo, eccetera, eccetera. E inoltre potete lavorare nelle agenzie e nelle delegazioni dell'Unione Europea. Tenete conto che l'80% delle professioni si svolge a Bruxelles e il 20% delle professioni si svolge nel mondo in generale. Quindi sicuramente pensare a una carriera nell'Unione Europea significa pensare di spostarsi e di muoversi. Chi stiamo cercando? I profili che cerca l'Unione Europea sono i più svariati. Non si parla solo di profili di diritto, non solo profili di lingue, si parla di assistenti, finanza, pubblica amministrazione, economisti. Questo perché le mansioni che vi richiedono sono le più disparate. Quello che vorrei specificare oggi è che all'interno dell'Unione Europea è possibile essere assunti con diversi tipi di contratti, come presso qualunque datore di lavoro, ed è possibile ricoprire mansioni diverse. Quello di cui ci occuperemo oggi sono i contratti a tempo indeterminato, quelli che vengono definiti permanent contract, e guarderemo in particolare alle figure di administrator e un breve focus sulle figure di segretario e assistente segretario. Per quanto riguarda la figura di administrator, requisito principale è la laurea, almeno triennale. Chiaramente se poi avete un master piuttosto che un dottorato, le vostre possibilità di essere ammessi crescono notevolmente. Per quanto invece riguarda la figura dell'assistant, non è necessaria una laurea, ma semplicemente un diploma di scuola superiore. Ci concentriamo appunto sulla laurea perché, essendo tutti in università, altri requisiti per partecipare ai concorsi banditi da EPSO sono la cittadinanza europea e il multilinguismo. Si richiede la vostra lingua madre, in questo caso parliamo di italiano, e una seconda lingua, l'inglese, il francese, lo spagnolo, il tedesco. In generale sapere più lingue è meglio. I profili linguistici, ai profili linguistici invece sono richieste 3 lingue, quindi lingua madre più 2 lingue straniere. Per quanto riguarda coloro che non hanno la cittadinanza europea, non possono accedere ai concorsi di selezione EPSO di cui parliamo adesso, ma potranno accedere ai tirocini di cui parleremo alla fine. Per quanto riguarda invece i requisiti, oltre quelli formali, diciamo, si parla di resilienza, di capacità analitiche, potenziale di leadership e grandi capacità di comunicazione.
Tante volte questo viene considerato vengono considerati requisiti secondari da non prendere in considerazione, mentre resilienza, potenziale di leadership e comunicazione vengono valutati specificatamente nei test e nel percorso che dovrete affrontare per entrare a lavorare nelle istituzioni europee, di cui parleremo tra poco. Cosa offre un lavoro nell'Unione Europea? Sicuramente è un lavoro ricco di sfide, è un lavoro internazionale, tenete conto che parlo dello staff di EPSO, è composto da 120 persone di 23 nazionalità diverse, quindi verrete a contatto con persone che hanno magari delle attitudini diverse dalle vostre. Offre sicuramente la possibilità di viaggiare, la possibilità di lavorare in un ambito internazionale e offre anche dei corsi di lingua per le lingue che già non conoscete. Quindi una volta che voi entrate a lavorare nell'Unione Europea conoscendo inglese e francese oltre che l'italiano, vi offrono dei corsi di lingua per implementare il vostro bagaglio culturale, per esempio di tedesco piuttosto che di spagnolo. Un piccolo focus sugli stipendi, so che non interessano mai a nessuno, ma io li metto sempre nelle slide nel caso qualcuno volesse guardarli. Un AD5 è il livello di ingresso di uno studente laureato che passa al concorso e quello che vedete chiaramente è lo stipendio lordo, ma comunque il netto rimane molto alto. Come candidarsi? Arriviamo alla procedura più complicata e diciamo subito che per candidarsi è necessario innanzitutto completare un form online che prevede due fasi, il self-selection test e il self-evaluation test. Questi due test permettono al candidato più preparato di capire il suo livello di formazione e di continuare nella procedura di selezione. Nella fase di compilazione del form online vi sarà richiesto anche di indicare qual è il centro accreditato EPSO più vicino a voi, ove svolgerete le prime due fasi del test, che sono la preselezione e l'E3 test. La preselezione, anche conosciuto come computer based test, è diviso in quattro fasi, lo analizzeremo tra poco. Chi passa il computer based test si ritroverà a dover sostenere l'E3 test, al quale verranno convocati un numero di candidati 10 volte superiore al numero di candidati che si intende selezionare. Quindi se EPSO intende selezionare 100 candidati, verranno convocati all'E3 test 1000 candidati. Questo test lo passa chi ottiene il miglior punteggio combinato. Coloro che superano anche l'E3 test verranno convocati a Bruxelles per sostenere la fase finale del processo di selezione presso un assessment center. Coloro che superano anche questa fase saranno indicati presso una lista di candidati idonei. Le varie fasi adesso le analizzeremo più nel dettaglio. Quello che voglio dirvi è che la lista di candidati idonei non significa che voi sapete già in quale istituzione europea andate a lavorare. Significa che avete passato tutte le fasi del concorso e che siete quindi idonei a lavorare nell'Unione Europea. Quindi EPSO si occupa solo della fase di selezione. Sono le varie istituzioni europee che poi vi contattano e vi offrono il posto di lavoro. Quindi farete un colloquio, l'istituzione europea in questione vi specificherà quali sono le richieste, quali sono le condizioni e poi starà a voi accettare. Considerando che questo iter dura dai 5 ai 9 mesi, penso che tutti voi accetterete, tutti coloro che passano nella lista dei idonei, però comunque avete la possibilità di non farlo. Il concorso viene annunciato sul giornale ufficiale dell'Unione Europea e viene anche pubblicato sul sito epso.europa.eu. La validità della lista di candidati idonei è di circa un anno, la validità di questa lista può essere prolungata nel caso tutti i candidati non vengano smaltiti. Questa è la slide che vi ho indicato, è quella dove trovate le possibilità di lavoro sul sito di EPSO, quindi Job Opportunities. Il login è quello che voi dovete selezionare se appunto volete compilare il form online per iscrivervi al concorso generale.
Ci concentriamo adesso sulle varie fasi del test. Quella del computer-based test è la fase di preselezione, la prima che dovrete sostenere. È divisa in quattro parti. Sono ragionamento verbale, ragionamento numerico, ragionamento astratto e test situazionale. Le prime tre verranno fatte nella prima lingua madre, la seconda nella lingua prescelta, che sia inglese, francese o tedesco. Per i profili linguistici, anche il test di ragionamento verbale verrà sostenuto nella seconda lingua. Per quanto riguarda ragionamento verbale e ragionamento numerico, non è necessario ottenere un punteggio alto, sono 10 domande, è necessario passare 5 domande su 10. Non vengono presi in considerazione ragionamento verbale e ragionamento numerico per passare alla fase successiva. Per passare alla fase successiva è invece necessario ottenere il miglior punteggio combinato tra ragionamento astratto e test situazionale. Una volta passati alla fase successiva, vi troverete davanti al ITREI test. L'ITREI test prevede che al candidato vengano somministrati dei mailboxes, quindi dei testi delle mail ai quali dovrete rispondere. Per rispondere correttamente alle domande che vi vengono poste, non dovrete indicare la risposta giusta. Nel senso, adesso lo vedremo meglio quando vi farò fare delle simulazioni di test, alla quale spero bene tutti vogliate rispondere e partecipare con me. Ma il candidato indicherà sia la risposta most effective, cioè quella che ritiene più corretta, sia la risposta least effective, quella meno corretta. Dopodiché le due risposte neutrali dovranno non essere indicate, quindi dovrete indicare due risposte. Dopo lo vediamo meglio. Questa seconda fase è svolta nella seconda lingua di ciascun candidato. Chi passa anche la fase dell'ITREI test si ritrova a svolgere la fase finale del test, che è quella presso un assessment center a Bruxelles. Ogni fase del percorso del concorso generale valuta le vostre competenze, sia le vostre competenze pratiche, sia le vostre competenze metodologiche, sia la vostra capacità di resilienza, perché soprattutto perché il test è abbastanza lungo, le domande sono tante, i minuti che avete a disposizione non sono molti. Fate conto che la prova ITREI ha circa 15 o 25 domande e il tempo che voi avete a disposizione è 50 minuti, quindi anche in questo caso dovete essere capaci di non farvi prendere dal panico, rispondere velocemente alle domande nel modo più efficace. Per quanto riguarda la prova presso l'assessment center, questa si divide in 5 fasi, sarete sottoposti a un case study, a un esercizio di gruppo, un'intervista strutturata, a una presentazione orale e a un'intervista per valutare la vostra motivazione di lavorare all'interno delle istituzioni europee. Questa fase che talvolta viene tralasciata è in realtà molto importante perché vi si chiede di spiegare quali sono le motivazioni che vi hanno spinto a sostenere un concorso abbastanza selettivo, l'origine delle vostre passioni, l'origine del vostro interesse nell'Unione Europea, la comprensione delle sfide che l'Unione Europea pone. Queste sono le 8 competenze che vengono valutate attraverso le 5 fasi di cui vi ho appena parlato, attraverso il case study, attraverso l'intervista strutturata, eccetera. Quindi abbiamo detto la vostra capacità di comunicazione, la vostra capacità di analisi e problem solving, tanto è che nel case study voi vi ritroverete con altre persone che come voi hanno passato le prime fasi del test a parlare di un problema e delle soluzioni che voi applichereste a tale problema e nella stanza con voi ci saranno degli esaminatori che valuteranno le vostre capacità di lavorare in gruppo e di proporre soluzioni efficaci. Ritorniamo quindi alla lista di candidati idonei, al contatto che le varie istituzioni europee prenderanno con voi, l'intervista di lavoro, quindi il vostro colloquio, e alla fine sarà l'istituzione europea stessa a proporvi il lavoro. Vi propongo adesso alcune simulazioni di test per farvi capire cosa siano ragionamento numerico, ragionamento verbale e test situazionale, oltre che l'ITREI test, una parte. Allora, vediamo subito il test di ragionamento verbale.
c'è qui il testo, magari lo leggiamo assieme, dopodiché qualcuno che si voglia proporre mi dice la soluzione. Dunque, un test genetico è una procedura medica che serve a rivelare mutazioni o problemi specifici dei geni e dei cromosomi. Per lo più il test genetico viene impiegato per individuare malattie ereditarie come l'emofilia. I risultati del test possono confermare o escludere la presenza di una sospetta patologia o contribuire a valutare il rischio che un individuo sviluppi o trasmetta una malattia genetica. Oggi vengono già utilizzate diverse centinaia di test genetici e altri ancora sono in fase di elaborazione. Dal momento che questi test presentano certamente dei vantaggi, ma anche dei limiti, la decisione di sottoporvisi deve essere presa volontariamente. Viene offerta un'assistenza a chi desidera consigli e informazioni sui test genetici, tuttavia molte persone dubitano ancora della loro utilità. Sono persuase che questi test riguardino unicamente la trasmissione ereditaria di malattie mortali e, data questa premessa, preferiscono non sapere. Vi lascio qualche secondo per leggere anche le affermazioni sottostanti, poi se qualcuno vuole dirmi la risposta, io in realtà la so già. La risposta corretta è la B e andiamo avanti. Questo è il test di ragionamento numerico, non lo facciamo perché sono numeri un po' alti, quindi ci vorrebbe un po', soprattutto per chi ha fatto il classico e non è portato per la matematica. Ok, questo è un test di ragionamento astratto. Vi vengono indicate alcune figure, dovete completare la sequenza. Se qualcuno vuole poi darmi la risposta, sempre perché io la so già. Niente, nessuno si butta dalla platea di Varese. La risposta corretta è la C. Faccio fare l'ultimo. Allora ragazzi, il problema di questi test è che voi avete poco tempo per dare le risposte esatte. In questo caso la risposta corretta era la D. Il problema che appunto vi sottoponevo è che i minuti sono contati e per questo dovete allenarvi tanto per poter rispondere in maniera efficace a queste domande. In realtà c'è sicuramente alcuni di voi erano già arrivati molto prima alla risposta, però effettivamente sono domande che implicano una certa velocità mentale, ecco. Qua ne avevo parecchie, ma andiamo avanti. L'ultima simulazione di test che volevo farvi vedere è questa parte. Questa parte dove voi dovrete indicare non solo la risposta che voi ritenete corretta, che viene definita la most effective, ma anche la least effective, cioè quella giusta ma non giusta come la most effective. Ci sono poi due risposte neutrali. Volevo provare a farlo insieme a voi di modo che si possa capire la differenza tra most effective e least effective. Anche qua leggiamo assieme il testo, poi alcuni secondi per leggere le risposte. Dunque, you have recently been appointed to a position in a new project team. Although you are experienced in the technical aspect of the job, there are aspects of the work that you need to understand. Your job will eventually require internal liaison and collaboration with other project teams. Although your manager has proposed an induction and training period for you, many of the issues you are responsible for require urgent attention. Vi lascio qualche secondo, se qualcuno poi vuole dirmi la most effective e la least effective answer, ce ne sono poi due neutre. Ok, niente di nuovo sul fronte occidentale, ve le dico io. La most effective è la A, mentre la least effective è la C.
Ok, anche in questo caso tenete conto che l'ITREI test sarà fatto da 15-25 domande e voi avete solo 50 minuti per rispondere, quindi dovete leggere il test, le domande, indicare la most effective e la least effective answer, anche in questo caso, quindi è richiesta una grande preparazione, ecco. Breve focus sui tirocini. Come vi dicevo prima, mentre per il concorso generale è richiesta la cittadinanza dell'Unione Europea, per i tirocini non è richiesta la cittadinanza dell'Unione Europea. I tirocini li trovate sempre sul sito eps.europa.eu nella sezione Job Opportunities e poi Traineeships. Le varie istituzioni dell'Unione Europea offrono diversi tipi di tirocini. Alcune info generali, appunto, tutte le istituzioni offrono dei tirocini, si tratta di tirocini pagati circa 1.200 euro al mese e in generale i tirocini durano 5 mesi, da ottobre a febbraio o da marzo a luglio. Un piccolo focus sui tirocini offerti dalla Commissione europea. Il tirocinio offerto dalla Commissione europea è quello del Blue Book. Le candidature aprono 2 volte all'anno ogni anno, in gennaio per i tirocini di ottobre e in luglio per i tirocini di marzo dell'anno successivo. Anche in questo caso è necessario compilare un form online per l'iscrizione. È necessaria una laurea, quindi poi saranno verificati i requisiti per essere idonei. Chiaramente non bisogna avere carichi penali pendenti. Verrà selezionati per la preselezione per il Blue Book, che quindi il Blue Book è proprio il tirocinio della Commissione europea. E infine vi saranno la selezione e le offerte di lavoro. Qualche dato per quanto riguarda le percentuali di successo, anche in questo caso, come per i casi illustrati da Federica, non sono altissime, ma è anche vero che molti di coloro che si apprestano a fare il test non hanno studiato e non si sono preparati a sufficienza. Come vi ho fatto vedere, sono test specifici, test di logica, per cui serve tanta preparazione. Il consiglio è quello di prepararvi sui libri, seguendo corsi specifici, perché dovrete dimostrare anche grande capacità di elasticità mentale. Questo è un diagramma. E questa è la mia mail, iocareers.uninsubria@gmail.com, se doveste avere qualunque tipo di domanda. Seguite anche la pagina Facebook EOCareers Italy, dove verranno pubblicati di volta in volta le possibilità di lavoro e i tirocini offerti. Se avete domande, io sono a disposizione. Grazie.